Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Anna Pettinelli non le manda a dire, è vero che la prof della scuola di Amici pretende, ma questa volta ha sopportato troppo. Vi sveliamo la verità inedita. Anna ha creduto in talenti come H7. Più volte la professoressa lo ha difeso dagli attacchi di Rudy Zerbi, ma oggi non è contro il collega che inveisce. Accade qualcosa di inaspettato, è fuori di sé dalla rabbia, e non solo, dice parole pesantissime. Chi conosce il programma sa benissimo che la Pettinelli è una donna diretta, alle volte fin troppo dura, ma non dice mai niente per caso. Nonostante ciò, è amata per il suo non avere peli sulla lingua. Anzi, si può dire che tra tutti, insieme alla professoressa Alessandra Celentano di Ballo, è quella che più bacchetta i cantanti della sua squadra, oltre che quelli delle altre. Di recente sono volate parole pesanti e tutto potrebbe cambiare già dalla prossima puntata. Ambizione persa e la prof non crede più nella sua capacità? Quanto accaduto in piena diretta ha avuto un certo eco anche nel post, soprattutto tra il pubblico dei social media che non avrebbero mai immaginato niente di simile. Anna Pettinelli non ci vede più dalla rabbia, fuori verità dolorosa. Il mondo dei social media accompagna format come Amici di Maria De Filippi, per cui un riscontro da parte del pubblico digitale è ormai consuetudine e diretta conseguenza di quanto accade sul piccolo schermo televisivo. La professoressa Anna Pettinelli si è arrabbiata, al punto da dare davvero l'ultima chance al cantante. I fan credono a quanto dice, poiché già in passato ha mandato via chi ha fatto anche meno. Insomma, il suo allievo l'ha fatta grossa, ecco cos'è successo. Battibecco di fuoco tra Anna e Ail, uno dei suoi ultimi allievi entrati in squadra. Essendo nel team da meno tempo rispetto agli altri, l'insegnante ha cercato fin dai primi momenti di aiutarlo, spronarlo, e soprattutto di metterlo a suo agio. Ma a quanto pare però quanto deciso dall'insegnante non è bastato, perché lui è stato uno degli artefici di pessime abitudini all'interno della cassetta. Essendo Amici una scuola, lo è anche per quanto concerne l'educazione. L'insegnante parla chiaramente, dice in faccia al suo allievo che si sente presa in giro da una persona che non apprezza minimamente la fortuna e l'occasione che la vita gli ha dato. È così arrabbiata che si lascia andare a parole pesanti e una possibile convocazione di squalifica. Ma cosa ha combinato Ail? Si tratta solo di disordine? In realtà no, perché sono tanti i provvedimenti ricevuti, e il ragazzo si mostra allergico alle regole, qualsiasi esse siano. Di recente, usa internet, e nello specifico Instagram, quando non gli sarebbe consentito. I filmati riprendono tutto, e lui prova a giustificarsi dicendo che l'uso dei giga è finalizzato alla musica, ma a quanto pare le prove fanno cadere la sua difesa. Il giovane non si mostra ostile, ma dispiaciuto di aver deluso la professoressa, infatti ammette di avere un carattere pessimo. La prof lo getterà fuori come fece qualche anno addietro con Inder? Staremo a vedere, perché dall'insegnante ci si può aspettare di tutto, è la più imprevedibile. In ogni caso il ragazzo è sottoposto a provvedimenti disciplinari, questa volta non la passerà liscia. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.